Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: sta per tornare, per l'immensa gioia dei suoi fan, decisamente sempre più numerosi, al timone del suo seguitissimo È sempre Mezzogiorno, in compagnia dei suoi amici cuochi, la splendida Antonella Clerici. Ma nel frattempo arriva anche la doccia fredda, matrimonio annullato con Garrone? A parlarne ci ha pensato lei. Antonella ha voluto una volta per tutte fare chiarezza sulla questione delle nozze, per quale motivo sono saltate? Quando si terranno? Antonella Clerici e le nozze annullate. Parla lei. I suoi fan ci sono rimasti di stucco, soprattutto quelli della prima ora, i più romantici. Le nozze, da tempo chiacchierate e sussurrate con il suo Vittorio Garrone, con il quale fa coppia fissa da tempo, sono state annullate? Erano state previste a quanto sembra per la scorsa primavera o per l'estate che ormai praticamente agli sgoccioli. Ma forse, come si augurano i più, non si tratta di un vero e proprio annullamento bensì di un semplice rinvio. E per quando sarebbero state organizzate a questo punto? A parlarne a cuore aperto e a spiegare una volta per tutte come stanno le cose ci ha pensato la stessa Antonella tra le pagine di Gente. Il matrimonio con Garrone? Non è nei suoi progetti. Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l'ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già, ha dichiarato la conduttrice, vera punta di diamante delle reti Rai. Dunque non sono previste, almeno per ora, alcune nozze con il suo compagno con il quale vive da tempo in una meravigliosa casa nel bosco che lei sovente ama presentare ai suoi followers sui social, dove è decisamente molto ma molto attiva. Ha già divorziato due volte. Antonella ha parlato di due suoi precedenti matrimoni poi tristemente finiti. Ma sapete chi sono stati i suoi sposi? Il primo matrimonio della Clerici risale al 1989, quando sposò il giocatore di basket Pino Motta. Il loro rapporto naufragò appena due anni dopo a causa a quanto pare di continue incomprensioni. In quel periodo la donna stava diventando una stella della TV. Nel 2000 ha sposato il produttore musicale Sergio Cossa, con il quale si è lasciata tre anni dopo. Ma la sua storia più importante, prima di quella con Vittorio, è stata quella con Eddie Martins, padre di sua figlia Mael, per il quale lei ha molto sofferto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.